Buongiorno, benvenuti a questa prima puntata di Cinque Libri. Sono Juan Carlos De Martine, sono un docente del Politecnico di Torino e sono qui eh, per presentarvi il nostro primo ospite, un carissimo amico e collega. Ma, innanzitutto, prima di presentarlo, lasciate che vi dica due parole su questa iniziativa. Cinque Libri non è un'iniziativa originale del Politecnico, c'è un famoso sito inglese che si chiama Five Books a cui ci siamo ampiamente ispirati. È un'iniziativa che però facciamo nostra come Ateneo perché ci sembra importante. Ehm, eh, sottolineare l'importanza della forma libro, libri da leggere, libri da scrivere, come sentirete poi nel seguito di questa puntata, in un momento in cui moltissime discipline, specialmente in ambito tecnico-scientifico, si stanno concentrando su forme brevi di comunicazione della, della scienza, ovvero le, gli articoli a riviste e gli articoli a conferenza. Perché i libri eh, sono importanti? Sono importanti anche gli articoli di rivista, ma perché i libri sono importanti? Dobbiamo ricordarcelo, ricordare i nostri studenti, ricordarlo a noi colleghi della, della comunità accademica, ricordarlo al grande pubblico. I libri sono importanti perché la forma libro, quindi libri di centinaia di pagine, poche centinaia, molte centinaia, eh, lo vedremo anche nei cinque libri che discuteremo in questa prima puntata, sono essenziali non soltanto per articolare bene un argomento, cosa che ovviamente si può fare molto meno, in maniera molto meno efficace se si hanno solo poche pagine a disposizione, ma anche perché molti temi sono temi complessi, sono temi che richiedono intrinsecamente una forma lunga per poter essere affrontati in maniera minimamente soddisfacente. Ecco perché i libri devono rimanere al centro della vita universitaria, eh, il, si può dire che l'università che nasce nel Medioevo nasce intorno al libro, All'epoca libro manoscritto e poi libro eh, stampato, e deve continuare ad esserlo, e questa iniziativa quindi vuole essere un contributo in questa direzione, cioè ritornare a capire che leggere determinati libri, commentare determinati libri, studiare determinati libri, contribuire scrivendo ulteriori libri è una delle missioni fondamentali dell'università. Ma passo a presentare il nostro ospite, che è un carissimo amico e collega, il professor Carlo Olmo, professore emerito del Politecnico, eh, che ha servito il Politecnico per molti anni, in, con diversi ruoli anche molto importanti, e, mh, con altrettanto importanti collaborazioni internazionali, penso ai suoi periodi eh, sia a Parigi sia all'MIT di Boston. E il professor Carlo Olmo, che è laureato in Storia e Filosofia, Viene in un politecnico, ehm, si eh, occupa in particolare di architettura, di storia dell'architettura, ma oltre a questo suo contributo eh, disciplinare ha portato avanti praticamente fin dall'inizio, tra l'altro interagendo anche con, con persone di grande autorevolezza come, come eh, Gabetti, di cultura politecnica. Siamo in un politecnico, quindi è normale parlare di cultura politecnica. Ma che cosa sia la cultura politecnica in un determinato periodo storico, che chiaramente è ben diversa dalla cultura politecnica odierna, da quella che è stata alla nascita delle grandi scuole tecniche nel Settecento, per esempio, e anche molto diversa da quella ottocentesca. Ebbene, questa sua riflessione che perdura nel tempo e continua oggi sulla cultura politecnica, è il motivo per cui abbiamo pensato di invitarlo a essere il primo ospite di questa serie Cinque libri. Eh, il professor Carlo Olmo ha anche dato un contributo concreto istituzionale per ehm, come dire, favorire il dialogo tra discipline che sta al cuore della cultura politecnica per cui è stato l'ideatore, la forza prima di, di un'iniziativa che di 20-25 anni fa chiamata ISSU, l'Istituto Superiore di Studi Umanistici, iniziativa a cui ci siamo, continuiamo a ispirarci ancora oggi a cui vorremmo eh, come dire, una linea guida, linea guida importante emersa allora che vorremmo riprendere anche oggi. Ebbene, questa riflessione su Cultura Politecnica ci ha indotto a chiedere a Carlo Olmo di condividere la sua esperienza, le sue riflessioni, i suoi moltissimi studi eh, con noi per ragionare su cinque libri essenziali per la cultura politecnica oggi, nel, nel 2021. Cinque libri, tu hai scelto cinque libri, adesso li vedremo uno per uno, ci soffermeremo su ciascuno. Innanzitutto posso chiederti... Eh, con quale criterio hai scelto Cinque Libri, sapendo che tu avresti potuto sceglierne altri 50, 100, chissà quanti? Intanto Gra grazie, Juan Carlos. Eh, la domanda è, ass è assolutamente centrale. Quando mi è stato chiesto di scegliere Cinque Libri, io sono andato, sono passato dai miei Cinque Libri, che non sono questi, quelli che noi teniamo sul tavolino, dicono i francesi, i libri de Chavet, ai libri che invece secondo me in questo momento storico rappresentano forse una riflessione sulla nostra cultura politecnica e anche sulla sua storia, perché ogni, ognuno di questi libri interpreta un momento storico e dà un contributo specifico alla cultura in generale e alla cultura politecnica in particolare. Quindi la scelta è stata fatta sull'importanza del libro nel, nel momento in cui esce e, e sulla sua che si chiama fortuna critica, cioè sul suo, sulla sua diffusione in ambito culturale più generale e poi in ambito politecnico in particolare. Vi sorprenderanno che alc alcuni di questi libri come basilari per una cultura politecnica, cercherò di spiegare perché. Bene, abbiamo, hai scelto un criterio cronologico nel, nel presentare questi cinque libri. Quindi partiamo dal primo, che è un, uno dei grandissimi libri eh, del, della modernità, e, è un libro che è stato pubblicato per la prima volta nel 1859 in Inghilterra e facciamo riferimento all'origine della specie di Charles Darwin. Perché è un libro importante per la cultura politecnica? Perché il darwinismo, l'evoluzionismo. Tutto ciò che da questo libro nasce di giusto e di sbagliato, come cercherò di dire, è, un, è forse l'anima più importante, intendendo per anima la capacità di, di spiegare come, come si lega per la cultura politecnica la ricerca, l'esperimento, la prova e la scrittura. Questo libro è l'esito finale del secondo viaggio che Darwin compie sul Beagle in cui arriva all'isola di Pasqua, riporta queste sue riflessioni che lui ha sperimentato, cioè lui è stato un viaggiatore, comprende in questo anche il concetto di rischio che è un concetto fondamentale nella ricerca politecnica, comprende in maniera molto anticipata una concezione dell'ambiente. Perché Darwin era un, era un viaggiatore innamorato dei posti in cui, in cui viaggiava, riporta in Inghilterra, e in particolare ai Kew Gardens, una serie di piante che lui trova, su cui studia, su cui formula le sue teorie, però su questa base diciamo di Esperimenti di esperienze formula una teoria. Una, perché il nostro procedere dovrebbe quasi sempre, anche il mio procedere di storico, nasce da, dalle fonti, va verso la letteratura che tratta di queste fonti, poi va, esprime un'ipotesi, una teoria, e poi la verifica su quello che ha. Questo, questo libro è stato talmente importante. Come sai benissimo, ha avuto sei edizioni diverse e ha avuto decine e decine di traduzioni in tutte le lingue e ha originato quello che, quello che è, stato, è stato chiamato darwinismo di destra e di sinistra. Addirittura, addirittura ha determinato due atteggiamenti, quello di destra molto conservatore sulla evoluzione, andando a scontrarsi con il creazionismo, cioè con, con l'idea che il mondo fosse stato creato da Dio. Lui ha sempre detto che era un, eh, certamente un protestante, ma era religioso, non era un ateo. Just. E quello di sinistra invece che, proprio prendendo spunto da due che sono gli elementi centrali di questo libro, la selezione della specie, il salto di specie, mette in luce che la possibilità di una non continuità, di, non, di, un, di un non percorso lineare, che il progresso non sia un progresso continuo e in, non, che, che non può essere interrotto. Introduce per primo, anche se non in forma compiuta, il concetto... Che una catastrofe, una catastrofe ecologica, una catastrofe umana, naturale, può interrompere l'evoluzione. Le, le, a rileggersi questo libro nel, specialmente nella sua, pri, nella, nella sua prima edizione, che è quella più, più fresca, diciamo, meno, meno poi riscritta con altri, perché poi sono intervenuti su, suoi amici e colleghi a, a scrivere con lui, restituisce a noi il senso più bello della cultura politecnica, che studia, ricerca, viaggia, rischia, teorizza, sperimenta, mette a punto, scrive, scrive, poi hai detto una cosa fondamentale che oggi purtroppo stiamo perdendo, per scrivere un libro così lui il viaggio lo compie negli anni 30, il libro esce nel 59. Cioè per maturare un libro, per maturare un progetto di questa ambizione, naturalmente, c'è bisogno di, un, di tempo, c'è bisogno di discussioni, bisogno di, lui ha fatto una quarantina di seminari prima di arrivare a scrivere questo, questo, questo libro, ha, di, ha fatto cultura diffondendola intorno a sé. Poi è stato attaccato nella maniera più violenta, anche questo... Uno quando scrive qualcosa di importante tendenzialmente non è simpatico al, suo, al proprio mondo, non è un personaggio amato dal proprio mondo. E lui non è stato amato dal, dal, dal mondo dei biologi, dei, degli etologi, del, di, di, quel, di quel mondo scientifico che si stava costruendo. Io credo che un, uno studente del Politecnico che non ha letto l'origine delle specie abbia un buco nella sua formazione straordinaria, perché è come se non sapesse da dove inizia e rispetto a cosa misura, il, 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 cosa è cambiato oggi rispetto ad allora, e quante, ingeni, quante ingenuità oggi noi vediamo in quel libro. E invece se lo storicizziamo quanto questo libro fosse in anticipo rispetto a tutta una, a una serie di ricordiamoci che siamo a metà dell'Ottocento, ricordiamoci che siamo nel momento in cui dominano due concetti fondamentali, che sono quella, quello dello stato-nazione è incompatibile con un libro come questo perché l'evoluzione è come purtroppo il virus di oggi non conosce, per fortuna in questo caso frontiere, non ha limiti, la, scien la scienza in questo non, non deve avere limiti e quindi è un, è un libro che ci insegna anche questo, 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 questa dimensione e, so, e, so, e soprattutto è, è un libro che fissa i paletti della cultura politecnica, una cultura che non sia, che non abbia le caratteristiche, l'ho già detto, ma lo voglio ripetere: sperimentale, capace di buttarsi a esplorare nei modi in cui naturalmente negli anni si può fare la realtà. Che, che, che su questa base costruisca una teoria, che la metta alla prova, che la discuta con tanti, che sia un, un elemento di diffusione e non di selezione accademica, forse ne avremmo veramente bisogno. Per il secondo libro, passiamo al Novecento, con un, uno dei grandi scienziati novecenteschi che si è occupato però non soltanto della sua disciplina della fisica, ma anche di, di altro, della relazione con la fisica e, potremmo dire, la società. Nello specifico stiamo parlando di Werner Heisenberg e del suo libro Fisica e Filosofia. Perché, secondo te, è un libro importante che dovremmo conoscere sia come docenti che come studenti di un Politecnico? I libri sono legati anche all'autore. Prima con Darwin l'abbiamo fatto, ma poi il libro ha una fortuna che va ben al di là de, de, del suo autore. In questo caso il libro ha, di tutti i libri che i, i fisici, libri poi i fisici non ne scrivono tantissimo, ne scrivono in una fase successiva a quella che è la loro fase di maggiore produzione scientifica. Questo libro è legato a una figura che attraversa tutto il nostro tutto il Novecento, e non dal punto di vista della neutralità di Einstein o della fuga dall'Europa nazista degli altri grandi fisici come fermi, come compagno Besco. E su questa contraddizione che io vorrei che ci si fermi. La scienza non necessariamente è una scienza progressista. Non necessariamente la scienza porta con sé il bene della società. Lui, che ha dato un contributo fondamentale, è premio Nobel per la fisica nel 1932, Werner Heisberg, non è un signore qualsiasi, scrive questo libro in cui il nodo epistemico fondamentale, il principio di indeterminazione, anche se poi anche questo è stato usato in termini talmente allargati che lui si sarebbe messo a ridere se solo gliel'avessero gliela, gliela detto, perché lui si, lo, lo applica al, al, ai movimenti degli elettroni no? dentro, dentro l'atomo. E su questo elabora una serie di riflessioni fisiche sulla origine dell'universo di straordinaria importanza. Questo signore, che ha i massimi riconoscimenti, che lavora con Niels Bohr, che dialoga con Einstein, che rappresenta la scienza fisica tedesca a uno dei suoi massimi livelli. E che quindi tu ti aspetteresti che nel momento in cui arriva Hitler e arriva il contrario dell'atteggiamento scientifico, in tutti i sensi, lui si sottragga, cioè si, si, si chiami fuori da, da, da questo mondo. Lui in realtà è l'unico dei grandi fisici tedeschi che rimane in Germania. È tra virgo, molte virgolette il padre della bomba atomica tedesca. Per fortuna non è arrivato a completarlo, se no il nostro mondo sarebbe stato, non lui, il mondo che, naturalmente industriale e scientifico che aveva intorno. E dopo la guerra ricomincia a vivere come se la stagione nazista fosse stata una parentesi, esprimendoci due. Problemi, che la nostra cultura politecnica, noi dovremmo insegnare che la scienza e la tecnologia non sono neutrali, non possono essere collocate da ogni parte con qualsiasi... Con qualsiasi senza un'etica di fondo dello scienziato. No? E nello stesso tempo ci insegna un, un elemento che sulla società... È ancora più importante e che non riguarda solo Werner Heisenberg. Dopo la seconda guerra mondiale, per motivi politici estremamente complicati, per la nascita della guerra fredda, per la nascita dei vari muri che poi si costruiranno tra i paesi comunisti e paesi occidentali, ma per motivi anche molto più sostanziali, la maggioranza di coloro che hanno collaborato con i regimi fascisti e nazisti, ma anche non solo in, in Germania e in Italia, ma anche nei paesi slavi, per esempio, conservano tutte le loro posizioni, tolto proprio quelli che avevano espresso come lui peraltro, ma lui era troppo importante, lui diventa il presidente del Max Planck Institute, voglio dire della massima istituzione tedesca che si occupi di scienza in Germania. E anche questa è una, è, una, è una lezione. Etica e scienza possono scindersi. E tu puoi essere... Puoi accettare di mettere te stesso, la tua, la tua conoscenza, i tuoi saperi al servizio di qualcun altro. E questa è una meditazione che andrebbe portata molto avanti da noi, nel nostro Ateneo. Perché troppe persone pensano che noi siamo tra quello che sta prima e quello che si farà dopo, cioè che, che, che il politecnico è collocato tra i problemi che chiedono una soluzione e le risposte che si possono dare, non importa poi controllare in quale contesto ambientale, sociale, economico, politico, lo vedremo subito dopo. In realtà il libro è stato scritto da lui durante la guerra, quando il nazismo stava stava finendo ed esce dopo la guerra, fisica e filosofia. Ed è un libro che viaggia parallelo con un altro grandissimo libro e con un altro grandissimo intellettuale, che è Martin Heidegger, che ha un grandissimo filosofo, padre di tutti i filosofi relativisti occidentali, filosofo di una difficoltà teoretica veramente strepitosa, eh, che scrive durante la guerra questo libro sul tempo e che avrà una, un, una parabola del tutto simile alla sua, anche lui non sarà coinvolto nelle vicende diciamo, dei processi post. Eh, post-Seconda guerra, post guerra Mondiale, e continuerà la sua carriera accademica a Heidelberg con grande serenità. Non so se è personale, questa è un'altra cosa. Certamente non lo, non lo hanno disturbato. Heisenberg è però anche un personaggio chiave della cultura fisica e politecnica. Il principio di indeterminazione, al di là della, del suo uso volgare, tocca un nodo fondamentale della nostra cultura, tocca la cultura binaria, mette in gioco, mette in discussione lo 0-1 su cui si basa gran parte della, degli insegnamenti, si basava per essere esatti. Io quando sono entrato nel Politecnico c'era cioè solo quella, mi ricordo quelle prime discussioni vere. Sulla messa in discussione di questo modo di impostare, io l'ho avuto con Mario Rasetti all'inizio degli anni 70, quindi parliamo della notte dei tempi. Heisenberg eh, nell'introdurre un principio che certamente è limitato a un, a un, a un mondo subatomico. -sub che però mette in discussione la possibilità di un determinismo nella fisica ci dà un'indicazione straordinaria, dà a tutti un'indicazione straordinaria, eh? questo a significare che uno può essere un grandissimo, può comportarsi non proprio in maniera elegante, diciamo così, e, e che noi non abbiamo assorbito fino in fondo. Io ho avuto con, con, no, con tutti i rettori con cui ho, ho, ho avuto modo di parlare, parlo da Rigamonti in poi del nostro Ateneo, essendo io allora l'unico filosofo che c'era nel, nel mondo, del, del filosofo storico che c'era nell'Ateneo, poi ne sono arrivati degli altri, discussioni feroci sul determinismo. Che era implicito dentro gli insegnamenti che si. No? E anche su questa concezione della matematica e della fisica come qualcosa che insegna a essere lineari nei propri ragionamenti. No, per, per uno storico la linearità non esiste, esiste la discontinuità, proprio come, come concetto fondamentale della storia del, dell'umanità. Ecco, questo libro e la vicenda di quest'uomo, e la vicenda del suo autore, ci dicono tantissime cose e credo che siano cose estremamente importanti per l'oggi della, della nostra scuola. Sì, concordo anche perché il determinismo che tu hai riscontrato entrando al Politecnico... Eh, in forme diverse e concentrandosi su temi diversi, per esempio penso ai miei, io sono un ingegnere informatico, sono tutti temi sui cosiddetti dati, big data o l'intelligenza artificiale, continua ad esserci e quindi la riflessione che, che potrebbe innescare un, un ritorno di lettura, di discussione di questo libro avrebbe proprio un, un impatto immediato sui temi di grande attualità oggi, eh, dove c'è un, eh, oggettivamente un, una sorta di senso quasi di onnipotenza, come se avere un numero sufficiente di dati ci permetta di conoscere tutto e di capire tutto. Allora, dopo un grande naturalista, scienziato, ottocentesco come Charles Darwin e un grande fisico eh, sui generis, potremmo dire, come Werner Heisenberg, arriviamo a un'altra, a una terza figura e a un terzo libro ehm, che è difficile richiudere in precisi confini disciplinari perché Francamente non saprei neanche bene con quale etichetta accademica etichettare Carl Polani, un libro eccezionale che è stato pubblicato sul finire della Seconda Guerra Mondiale, come adesso tu ci dirai, è un libro che mi sta molto a cuore perché mi ha molto aiutato personalmente a, a impostare la mia visione del mondo e quindi quando l'ho ritrovato nel tuo elenco mi ha fatto particolarmente piacere. Ma quello che conta è perché tu l'hai scelto, perché la grande trasformazione è importante per la cultura politecnica. Beh, la grande trasformazione è il libro di nuovo di, un, di, una, di una persona che ha una vicenda che se non si racconta non si capisce neanche il libro. ungherese poi partecipa alle vicende della Vienna rossa in Austria, entra in questo mondo straordinario, Vienna in quegli anni ancora era la capitale del mondo più di Parigi. Il dubbio che avevo era tra... è stato l'unico dubbio che ho avuto sui cinque libri, che il libro che mi manca di più qui è un libro di Freud era lì con lui, erano amici io avrei messo l'elaborazione del lutto di Freud, ma no, sarebbe stato veramente complicato spiegarne eh, l'utilità non per le persone ma per la scuola politecnica. Lui elabora questo libro mano a mano che in questa esperienza lui fa parte di quello che si chiama austromarxismo in Austria. Questa esperienza diciamo, che è collocata tra il socialismo e diciamo, la concezione umanistica, che, in, che a Vienna, in quegli anni, ha dei personaggi che la rappresentano, dalla psicanalisi alla, alla, alla matematica, alla fisica, straordinari. E poi invece questo libro di nuovo viene elaborato tra Inghilterra e Stati Uniti quando lui con, la, con il, il colpo di Stato di Volfus e con l'annessione dell'Austria dell al, al, allo, allo Stato nazista è costretto a andarsene. E, non si capisce quest questo libro, che è un libro di un antropologo. Lui è un antropologo, ci sono dei libri suoi, li volevo portare, poi diventava un, un bordello medievale, non una, una lezione di un'ora. In cui lui descrive i comportamenti e l'economia dello scambio in alcune popolazioni che, che si chiamavano allora primitive. Oggi il termine sarebbe politico-liscorretto completamente, con una raffinatezza straordinaria. Lui aveva un grande amico e riferimento, che questo antropologo si chiama Branislav Malinowski, altro autore che bisognerebbe che gli studenti leggessero. Ma la grande trasformazione di nuovo è un libro che non a caso oggi viene quasi assunto come riferimento nel momento in cui siamo, come dice lui, al, al completo dominio dell'economia sulla società. Perché il libro si fonda tutto su una serie di elementi che in una scuola politecnica dovrebbero essere il centro della riflessione. Noi, noi lavoriamo, costruiamo delle soluzioni per l'economia, cioè per l'industria che poi fa profitti, che poi vende, che poi crea merci, che poi induce bisogni, o lavoriamo anche per una società che ha bisogni, desideri, necessità, povertà, diseguaglianze. Polani sta tutto dalla seconda parte. Polani ci dice: attenzione, che il capitalismo è un'istituzione un storica, ne ricostruisce la genesi in questo, in questo libro, come istituzione, non come. che il mercato è, un, è una produzione storica, non è, una, non è il destino, non sostituisce Dio. Forse è un, eh, nonostante diciamo che teologi del mercato ne abbiamo avuti a IOSA, eh, e che tantomeno, eh, e, e soprattutto per, una ragione, per due ragioni di fondo, lui dice: perché sfrutta e usa indi indiscriminatamente le due risorse fondamentali che, co che costruiscono. La possibilità attraverso un'economia sociale di mercato di rispondere a che cosa? Da un lato agli uomini e all dall'altro alla natura. Cioè, perché lui è così centrale oggi che noi parliamo di green, parliamo di quest usiamo queste parole come se fossero senza storia e senza significato. Perché noi dobbiamo costruire, progettare sistemi, risposte, soluzioni che abbiano come riferimento gli uomini, i loro bisogni, la loro vita, la loro salute oggi come oggi, ma domani sarà la diseguaglianza, l'accessibilità, la cultura, eccetera, e dall'altro lato un uso completamente diverso della natura. Noi abbiamo sfruttato, le lui lo scrive, Pensate, che muore nel 64 Polani. Quindi siamo veramente mezzo secolo fa. È lucidissimo su questa cosa. E ben prima ancora del famosissimo libro, del, dopo, la, dopo lo shock petrolifero, sul, sulla, su, sulla crescita zero. Lui non dice crescita zero, tra l'altro, non... sostiene su una base straordinaria di esperienze, anche in questo caso qua per questo, per noi è importante, Carpolani non è un teorico, è uno che è stato in Africa a fare indagini, ha studiato come funzionavano le economie di scambio, in cui si scambiavano... Oggetti e valori in funzione dei bisogni e del rispetto dell'ambiente naturale che a quei bisogni poteva corrispondere. E svolge indagini, costruisce strumenti e poi formula una teoria. Di nuovo ci conferma su altre basi lo stesso processo che noi dovremmo sempre seguire nell'insegnamento nel, e nella natura del, del nostro, degli Atenei Politecnici. Nell'esperienza che tu hai ricordato dell'ISSU ci sono stati due momenti fonda, fondativi di questa esperienza, uno è stato il rapporto con il Dipartimento di Humanities di MIT e col suo direttore che allora era Kenneth Kenniston e l'altro è stato questo rapporto con la Maison des Sciences de l'Homme e con il suo direttore che era Maurice Enar. In tutte e due queste esperienze che hanno portato a seminari, lezioni, una serie di iniziative e attività, il centro era questo, era il fatto che qualsiasi sapere umano abbia la pretesa di definirsi scientifico ha alcune caratteristiche che deve seguire essere sperimentale, probabilista e non determinista, avere un campo su cui esprimere la propria sperimentalità, costruire degli strumenti epistemici, conoscitivi, che siano all'altezza di quello che lui indaga, formulare una teoria e metterla alla prova. Questo vale in qualsiasi settore che non, in cui il politecnico si muove. E attenzione che il metterlo alla prova non significa un'autoreferenzialità di questo processo. Ma la prova comprende uomini e natura. Non è riferita solo alla funzionalità di quel sistema meccanico chimico o aeronautico, comprende, mm? comprende la società, d'altro canto il Politecnico è nato avendo dentro il laboratorio Cognetti De Martis, il laboratorio Cognetti De Martis è quello dove si forma l'economia politica italiana, dove studia e si forma lui, Luigi Inaudi, che poi diventerà presidente della Repubblica italiana, in cui si forma non il liberismo quello di oggi. A me, anche quello suscita molti dubbi. Ma un liberismo che, per esempio, escludeva la, fi la finanza dal mondo dell'economia. C'è un saggio bellissimo di Luigi Einaudi che è sul Sesto Diacro di Chicago, in cui lui fa l'analisi. Sapete che Chicago brucia completamente nel 1866, era tutta costruita in legno, d'altro canto. <coughs> e viene ricostruita con nuove tecniche, è lì che si sperimentano i grattacieli. Un sesto di Acro che non viene costruito, il, il proprietario di questo, che è al centro della dell'erigenda Chicago, lo mantiene non costruito, fino a, no, non fa niente, lo mantiene non costruito fino al 1900. Nel 1900 quel sesto di Acro che, Qualcosa di poco di più di 200 metri quadrati, lo vende a un milione di dollari. Lui dice: Questo è, è inaccettabile. Che qualcuno usi il lavoro degli altri, gli sforzi degli altri, i rischi degli altri, il lavoro degli altri, è inaccettabile. Carpolani è la sintesi più importante che noi abbiamo oggi. Abbiamo sempre bisogno di riferimenti, la storia serve a questo, su cui fondare le riflessioni di oggi, forse il, non solo questo libro, eh. lui proprio nella sua produzione scientifica, questo libro in particolare, per rilanciare una situazione come quella di oggi che è al limite del, del collasso quasi dovunque, ambientale, sociale economico e anche medico. Sì, se posso fare due rapidi commenti su Polani, il primo è che Polani, essendo appunto morto come tu hai ricordato nel 64, non ha potuto vedere qualcosa che l'avrebbe sicuramente molto colpito, ovvero un'altra grande trasformazione, cioè il ritorno di idee che lui con questo libro eh, dichiara, dimostra essere aver completamente fallito che sono l'idea di un liberismo, eh, come dire, spinto, che era crollato drasticamente nel 1929, lui vede la seconda guerra mondiale, vede poi questa parentesi storica, che lui ancora non sa essere una parentesi storica di compromesso tra il capitalismo e la democrazia, sarebbe rimasto molto stupito di vedere queste idee, che qualcuno non a caso chiama idee zombie, eh, dimostrate anche scientificamente come fallaci. Proprio negli anni 60, cioè, gli ultimi eh, chiodi sul, sulla bara vengono conficcati allora, nella famosa controversia tra i due Cambridge in ambito economico, ebbene, dalla fine degli anni 70, anni 80, ritornano. Come se non fosse successo nulla e dominano fino ad oggi, stiamo vedendo oggi la fine di quella stagione. Polani penso sarebbe rimasto molto colpito come lo siamo tutti noi. E la seconda cosa, parlando di libri, è già successo con le cose che tu hai detto, ovviamente viene voglia di citare anche altri libri. Allora, permettimi di ricordare un personaggio, un grande studioso che purtroppo è morto giovane eh, pochi mesi fa, anche lui, è un antropologo, David Graeber il cui libro sul debito, i primi 5.000 anni, è molto polaniano, molto polaniano anche come metodo, non solo nei contenuti, perché anche lui parte dall'evidenza storica che adesso è molto più eh, ricca ed abbondante di quella che poteva essere ai tempi di Polani, che eh, illuminano il rapporto tra economia e società eh, in una maniera molto polaniana. Quindi diamo anche un piccolo, un piccolo omaggio a questo... Eh, grande intellettuale scienziato morto di recente. Arriviamo al quarto libro. Il quarto e il quinto libro sono di due storici. Eh, il primo è di un sommo eh, studioso del Novecento, Fernand Bordel, con il suo capolavoro sul Mediterraneo. Tra l'altro me, permetto di dire che alcuni, almeno di questi libri, sono spesso citati e forse non altrettanto spesso letti. No, ma assolutamente. E, e su questo magari poi potremmo tornare. Eh, però il grande capolavoro sul Mediterraneo, che è la prima grande opera di, di Fernand Brodel, raccontaci perché secondo te è importante per la cultura politecnica, perché dovremmo leggerlo. Faccio un, un minimo alla storia del libro, poi ti, ti, ti rispondo. Voi sapete, Fernand Brodel matura questo, e scrive le, le bozze di questo libro che suonò, che consegna a suon, perché lui era internato in un campo di concentramento durante il campo, negli anni 40. Quando era in, lui, lui si salva a differenza di Mark Bloch che nel campo di concentramento muore e nel 45 comincia poi la stesura di questa che è una tesi di dottorato di Stato. Tanto per fare dell'ironia sull'oggi, in Francia fino a 7-8 anni fa, per diventare professore universitario bisognava scrivere una tesi di dottorato di Stato, in cui c'era una soglia quantitativa che per noi è inimmaginabile perché era gli otto, sopra le 800 pagine. Pensate oggi che facciamo articoli di 8 pagine, il salto fa un po', fa, fa, fa un po il brusco. Io sono molto più per questo mondo, nel senso che se uno non dico sa so scrivere 800 pagine, ma anche solo ne sa scrivere 200, forse può fare il professore universitario. Ma questa è un'idea mia è del tutto fuori moda. Perché questo libro è così importante? Perché il libro non in questa edizione, che è un'edizione ridotta, ma nei due volumi che costituiscono le, la tesi di dottorato di Stato, che lui da nel 48, il libro 149 e viene tradotto in italiano nel 53, quindi molto rapidamente. Perché questo libro, ancor più dei suoi tre famosissimi libri sulla civiltà materiale, l'economia e la società tra 400 e 700, è così importante? Noi spesso usiamo nel nostro linguaggio comune il Mediterraneo come fosse di nuovo una parola senza, senza padroni. E tutti noi ci definiamo figli di una, del mare Nostrum, della, della cultura mediterranea. Uno dei miei più cari amici, François Artag, ha scritto questo libro che è Il ritorno alla Grecia per di nuovo alimentare questo, questo flusso continuo verso... E poi la Grecia poi, la trattiamo come l'abbiamo trattata. Come l'Europa l'ha trattata qualche anno fa. Cosa fa Brodel? Brodel parte da una storia politica che è la storia di Filippo II, e in questo è proprio dentro una concezione della storia che ha non l'economia ma la politica, non la politica, ma i, i grandi i re, gli imperatori, come i grandi generali, la storia militare come grande protagonista. E nella scrittura cambia, ribalta completamente questa, questa storia. Ci racconta un Mediterraneo fatto di strade, mercati, eh, città, scambi, che è molto più vicino, al, che ci aiuta a capire, per esempio, i, i ruoli che hanno avuto nel creare le basi della, della civiltà occidentale, che ne so, i commerci di Venezia o, o, o la battaglia di Lepanto, I, quelli, il, il mercato di Ostia, <ride> che, che, che è un posto straordinario in, che, io, in, che lui mi ha portato a vedere, siamo andati a vederlo insieme, perché io lo conoscevo ma non, ma non così bene. Come il palazzo di dioclezianeo di Spalato. Cioè, il Mediterraneo di Brodel è davvero la spiegazione per tutti noi che le, la cultura, proprio senza ancora dire umanistica, tecnologica, scientifica, la cultura ha delle radici unitarie che si sviluppano in un contesto geografico, tra il resto molto conflittuale, perché il Mediterraneo è sempre stato un mondo conflittuale, ancora oggi, oggi molto di più di quanto lo, lo, lo era allora, che il conflitto fa parte della, del, della concezione storiografica e teorica del Mediterraneo, che la cultura ha radici completamente differenti che la parola cultura ha radici completamente differenti, quando racconta le strade attraverso cui passano le merci e le, le, le tecnologie che si usano per costruire le strade e come le merci creano eh, ricchezza e povertà, come, come, come questo mondo è un mondo in, in continuo dinamismo permette il sapere di coloro che in questo mondo vivono, il mondo politecnico, vivono architetti e ingegneri. Lui adorava gli architetti, con gli ingegneri aveva qualche problema. Il personaggio, lui, persona come persona, però ne fa degli, in alcuni passaggi de delle descrizioni meravigliose. Siano non solo i costruttori oggi, non bisogna, o in questa giornata, non bisognerebbe usare la parola costruttori, ma, ma i progettisti di questo mondo, no? cioè, come il Mediterraneo: sia, sia insieme una realtà e un progetto. Io con lui ne ho discusso tantissimo di questa doppia anima del suo libro, che è straordinaria. È da storico il racconto di un processo con tutti i conflitti, le contraddizioni, ma anche è un progetto che continuamente evolve, che continuamente diventa sempre più egemone. Che la nostra cultura abbia dei debiti infiniti con le culture che sul Mediterraneo si sono sviluppate, da quella giudaico-cristiana a quella greca, da quella romana a quella bizantina, fino anche alla cultura islamica più colta, no? che si sviluppa lungo tutta la sponda sud del Mediterraneo, ma che poi trova a Cordoba, nella Cordoba del 1200, la sintesi forse più straordinaria di tutte quante. La sintesi vera più profonda del, 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 delle due culture ci dice una cosa molto importante che proprio il libro di Snow, che del 1964 le due culture è basato su una concezione della cultura che non è quella che ha lui che i grandi matematici arabi lavorano a Cordoba con i filosofi più raffinati eh, che hanno addirittura come principio anche, anche loro il dubbio se non l'indeterminazione, ma anche con gli architetti che costruiscono sette meschite una sull'altra, un una più straordinaria dell'altra, e che forse anche le due culture è un prodotto storico di una divisione che si realizza nel Settecento. Questa era una delle sue grandi tesi di fondo, che poi svilupperà nell'ultimo dei tre libri che ho citato prima, che vengono pubblicati negli anni 70. Allora, Carlo, siamo arrivati al quinto libro. Marino Berengo, L'Europa delle città, pubblicato da Einaudi. Ne approfitto per dire che eh, questo libro eh, non lo conoscevo e mh, ci tenevo, a, visto che tu lo raccomandavi, ad averlo anch'io per poterlo quanto prima. E leggere e ne approfitto per dire che è un libro quasi introvabile, per cui meno male che esistono le biblioteche perché purtroppo un libro che una persona come te ritiene fondamentale è quasi introvabile. Io alla fine l'ho trovato a caro, caro prezzo usato e questo è anche un segno di, di come sia il nostro, ahimè, mercato librario per saggi anche fondamentali come questo. Ma a parte questa piccola chiosa sulla difficile reperibilità anche di libri molto importanti, perché hai scelto per concludere questo ciclo di cinque libri, sulla, che è importante per la cultura politecnica, l'Europa delle città? La ragione è proprio nel, nella tesi di fondo, che Marino Berengo, che è uno straordinario storico, potevo scegliere anche un altro suo libro molto bello. Che lui scrive sugli intellettuali. Lui è uno storico essenzialmente del, se, di tutta l'epoca moderna, cioè scoperta dell'America Rivoluzione Francese, ma in particolare del Settecento, sugli intellettuali milanesi e veneziani del Settecento, che è un libro meraviglioso. Però ho voluto scegliere questo perché noi siamo, noi come cittadini, e noi come scuola politecnica, siamo in una fase estremamente delicata. È una fase estremamente delicata in cui sta risorgendo l'idea che possa esistere un, un concetto di organizzazione statuale fondato su un'invenzione, che sono le regioni, che sono, che la cui più antica definizione è quella dei dipartimenti della rivoluzione francese, che però aveva una base e ha avuto una base, ha faticato enormemente ad affermarsi, e dall'altra parte lo Stato. E come terzo inquilino estremamente scomodo, la globalizzazione, il fatto che il mondo sia unico. Questo libro dice, una si fonda su un'affermazione e poi su un tentativo, anche questo, con una sperimentazione che è quella tipica dello storico, di dimostrare che questa, questa tesi di fondo ha un sostegno. La, la tesi di fondo è che l'Europa esiste come esiste, che l'Europa è l'Europa perché ha avuto una storia costruita sulle, sulle città. Naturalmente uno dice sulle città e pensa di aver risolto il problema, però il vero problema nasce con questa affermazione. Cosa sono le città e qual è il rapporto che esiste tra città e altre dimensioni geografiche? E naturalmente giuridico-istituzionali. Marino Berengo in questo libro offre a tutti noi, noi sappiamo che le scuole, anche il Politecnico, è radicato nella città di Torino, si chiama Politecnico di Torino non a caso, anche se ha ambizioni giuste di rivolgersi a un a un pubblico a un potenziale molto più allargato. Ma lo fa perché è a Torino, perché le sue radici storiche, culturali, scientifiche, sono qua. E perché qui è offre può offrire un insieme di quei valori che Marino Berengo pone alla base del concetto di città. È molto difficile definire cosa sia una città. Molto difficile su un arco temporale come fa lui, che parte appunto, copre tutta l'età moderna. Ed è un libro uscito nel 98, però. Nel 99. 99. E, però senza questa definizione anche oggi noi non ce la caveremmo. Se noi non abbiamo l'idea che la città non è la comunità, e basta. Che la città non è l'istituzione che fa funzionare i servizi per i cittadini, che la città non sono le sue mura andando indietro, che nel tempo si sono costruite da quelle militari a quelle fiscali, ma che la città è un insieme di opportunità. Che solo nella città si possono realizzare, di incontri. Che cosa distingue? Perché nella città si, si concentra lo sviluppo culturale, musicale, tecnologico, artistico, Nessun movimento artistico è nato in campagna, perché si creano delle opportunità di incontri, che più le città sono ricche di strutture che questi incontri facilitano, più questi incontri sono importanti e creano intrecci, incroci. Possibilità di scambio, di quello che io chiamavo con lui e lui mi guardava con occhio perché era un ebreo doc. Ma in fondo le città sono il migliore esempio del meticciato, e lui mi guardava con aria un po', Carlo, piano, eh? vai piano. E in realtà era proprio questo il nodo centrale. Certo, le città sono sempre stati i luoghi delle università, università e città sono queste. Sono sempre stati i luoghi del, de, dei grandi momenti de, delle culture religiose, in cui le culture religiose hanno espresso il meglio di sé. Il dibattito che si svolge a Siviglia nel, nel 1555. Tra, tra un domenicano e, e un gesuita, tra Bartolomeo della casa e Ignacio, adesso mi scappa pure il nome, e poi mi verrà in mente, e sulla, sulla natura dell'essere umano, facendo riferimento a, agli, ai cosiddetti indigeni dell'America Latina. E, si poteva solo svolgere nella corte a Siviglia, che era la capitale vera della, della Spagna di quegli anni, come Cordoba lo allora è stato nel 200, Siviglia lo allora era nel 500. Certo, è impensabile che il, diciamo, la, la, la nascita di quelle che, so, di, quelle che, di quelle che sono le borse avvenisse al di fuori di una città e di Amsterdam in particolare, la prima borsa di merci e danaro riconosciuta come tale nasce in una città, ma nasce in una città grazie a una straordinaria scienziata che ha avuto due premi Nobel, che è Madame Curie, nasce quell'istituto Pasteur che Intera. oggi come oggi è anche uno degli, dei posti più importanti per la nostra sopravvivenza. La città offre questo e se noi non abbiamo una cultura del, della città, tutte le idee che noi possiamo sviluppare, di a chi trasferiamo le cose che sappiamo? Qual è il contesto che è in grado di recepire e trasformare? Perché il Politecnico si è creato tutte le sue, le sue diverse ema emanazioni dentro la città non è andata a crearle, che ne so, a Savigliano piuttosto che in cima a una montagna nonostante quello che amerebbe uno dei nostri colleghi più cari? Perché Boston è tornata ad essere il centro della ricerca americana dopo che aveva tentato di decentrare quasi tutto oggi la strada intorno a Boston è il, quasi il sinonimo insieme alla, alle vallate cal, californiane del, di quello che si pensa essere un'innovazione un, 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 un tecnologica perché come è successo molto di recente, e su questo vorrei chiudere, quando i grandi imperatori di oggi, cioè i grandi signori di Google, Apple e compagnia briscola, hanno cercato di concentrare in un unico centro, naturalmente progettato dall'archistar più celebre del momento, e di concentrare in questo centro le persone, le innovazioni, la cultura e di fare e di cingere questi, questi luoghi con delle mura informatiche, nel senso che non potevi entrarci se non. I più importanti di coloro che loro volevano rinchiudere in questi centri sono immediatamente, insomma, immediatamente usciti e sono tornati nella costa dell'est dicendo noi vogliamo vivere a New York, vogliamo vivere a Boston, vogliamo persino vivere a Atlanta che non esiste come città, ma meglio Atlanta del, della Versailles che gli avevano preparato nell'altro mondo. Cioè anche il più raffinato tecnologo, anche il più raffinato scienziato sceglie di vivere nella città, perché la, anche le idee, lo, lo, lo diceva Einstein in un modo straordinario: anche le idee ti vengono camminando, no? riferendosi a questo straordinario testo, a uno di quelli che qui manca, che avrei voluto mettere, che è Il Camminare di Toro, questo grande padre della concezione americana del, della vita, questo bostoniano coltissimo e in, in, interessantissimo. Solo in città noi possiamo realizzare quell'incontro necessario tra lo sviluppo di una serie di conoscenze e la misura che questi ci possono dare della loro davvero capacità di trasformare non un oggetto tecnico, ma un oggetto sociotecnico, l'avrebbe chiamato Kenneth Kenniston la società che usa quell'oggetto. Perché eh, ho scelto questo libro per concludere? Non solo il, uno si dice ma nessuno leggerà mai un libro di quelle dimensioni, no? oggi più che mai che noi siamo abituati a leggere addirittura gli articoli di giornale sul nostro iPad o sul nostro iPhone. Eh, Quel libro è il frutto di una vita di lavoro di Marino Berengo, è, è il frutto di una messa alla prova delle sue affermazioni nel mondo nostro, cioè nel mondo degli archivi, delle fonti, dei documenti incrociati, confrontati, messi uno a quasi in archivio si combatte. Non si, va, non, non, non si certifica quello che si ha, si mettono alle prove ipotesi storiche, ipotesi economiche, ipotesi culturali generali. C'è un bellissimo libro, L'Histoire della de de vita Quotidienne, che spiega la storia quotidiana, la, la storia della città di Parigi e della società parigina partendo dalla vita quotidiana invece che partire dalle istituzioni, dal, dalle scuole, dalle culture, dai, dai libri eccetera. Io credo che avere come ambizione per un professore universitario, se sia degno di questo nome, scrivere, non dico almeno un libro come quello nella sua vita, ma anche un libro che sia la metà di quello nella sua vita dovremmo noi metterlo come precondizione al mantenere lui come professore universitario. Il suo pensiero deve essere un pensiero che in qualche modo noi possiamo leggere, discutere, accettarlo, non accettarlo, farne oggetto di polemica, ma non su un frammento di pensiero. Su un'organizzazione tanto più importante quanto più noi lavoriamo in una scuola in cui il, la struttura di relazione, come la chiamava Husserl, questo grande filosofo che scrive la, la, la crisi del, delle scienze europee nel Novecento, è, è il fondamento della nostra cultura. Noi costruiamo strutture di relazione tra i principi etici, i principi sociali, i principi economici, le pratiche, attraverso dei progetti. Il Politecnico è una scuola che in tutte le sue dimensioni ha sempre progettato e il progetto si fa per un fine, cioè non è che lei progetta o restaura o conserva qualcosa, senza fine, senza che questo abbia una finalità. Perché se non lo farebbe, è inutile, non le viene neanche in mente, le viene in mente solo in una società di feticisti conservare delle, delle cose che non abbiano una finalità. Ecco, noi non siamo dei feticisti. Noi però dobbiamo imparare che. Se vogliamo conservare la capacità veramente straordinaria che hanno questi cinque libri di mettere in relazione infiniti problemi, gli infiniti problemi quotidiani che noi dobbiamo affrontare, a questi livelli dobbiamo arrivare. Si arriva solo scrivendo e la scrittura, lo volevo dire proprio in conclusione, non è una cosa che è un dono di Dio. A scrivere si impara. Si, si impara, si impara a scrivere, si impara che ci sono scritture diverse, si impara che si scrive in un modo quando, quando ci si rivolge a una comunità scientifica, quando ci si rivolge a un pubblico più, più allargato, quando si parla con gli studenti, quando si scrive per la didattica. E la scrittura è il sistema di comunicazione più raffinato che l'uomo ha, perché rimane nel tempo. Che poi quella scrittura diventa autonoma da, da chi l'ha scritta e può essere riletta, ricollocata, ripensata, ridiscussa, contestata e confutata da altri. Insegniamo a scrivere, oltre che a leggere. E il professor Olmo, Carlo Olmo, ha fatto la conclusione migliore che potevamo fare a questa prima puntata di Cinque Libri. Eh, non mi resta che fare due cose, una semplicemente praticamente ricordare a tutti che questi libri sono disponibili nelle biblioteche del Politecnico, lo dico ai colleghi, agli studenti o anche ai cittadini che possono frequentare le nostre biblioteche e la seconda cosa è ringraziarlo per il suo tempo, per la sua amicizia, per il contributo che ha dato al Politecnico in tutti questi anni e continua a dare, grazie. Grazie a te, caro signor, grazie a voi tutti.